Radiobari.cult, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, buon mercoledì 11 febbraio a tutti, ben ritrovati su Radiobari.cult. Io sono Barbara Cirillo, in vostra compagnia ogni giorno per tenervi aggiornati sui tanti appuntamenti della settimana. E questa mattina sono sola, ma non sono sola in realtà. Sono solo anche quando non sono solo, Giovanotti, sì, bravo Gigi. Allora, perché parliamo di una meravigliosa stagione fallimentare, un docufilm che sta facendo parlare molto, che sta piacendo davvero a tutti, non solo ai tifosi biancorossi, e pensate, sta piacendo talmente tanto che ha sconfinato la Puglia per approdare anche a Roma e a Milano proprio ieri. Noi ne parliamo, anzi proprio oggi, a Milano, avantieri a Roma, noi ne parliamo insieme al direttore di produzione Luigia. Buongiorno Luigia. Pronto? Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo? Abbiamo un problema? Forse abbiamo un problema. Va bene, parleremo a breve di una meravigliosa stagione fallimentare, il docufilm di Mario Bucci dedicato alla remontada della squadra biancorossa dell'anno scorso, tanti ricordi, tanti momenti per i tifosi biancorossi belli da ricordare, ma soprattutto tanti momenti focalizzati, tante fotografie restituite poi a noi tramite anche le parole dei calciatori, dei protagonisti e non solo. Doveva essere nelle sale a Bari e a Chauville, ve lo volevo ricordare, al Cinema Armeni, se doveva essere fino a oggi in programmazione, però ripeto, la richiesta è stata talmente tanta che poi hanno deciso di prolungare le proiezioni dei film fino al 18 febbraio, quindi ancora una settimana per vedere questo film. Vediamo nel frattempo se riusciamo ad avere il direttore di produzione, perché altrimenti noi andiamo avanti, io continuo a parlare di una meravigliosa stagione fallimentare e di questo film, vi ripeto, che è in proiezione, in programmazione al multisala Chauville, in tre spettacoli, 20:30, 18:40, 20:40 ce l'abbiamo Gigi? E 22:40 non ce l'abbiamo. Allora facciamo una cosa, ci prendiamo un attimo di pausa e ritorniamo tra pochissimo magari con il direttore di produzione di una meravigliosa stagione fallimentare. Non ce l'abbiamo e oggi succede di tutto, ce l'abbiamo, buongiorno Luigia. Buongiorno, eccoci, Barbara, ci siamo. Buongiorno. Io nel frattempo ho cercato di spiegare qualcosa sul film, ho appena detto ai nostri telespettatori che è stata talmente tanta la richiesta che alla fine avete deciso di prolungare le proiezioni fino al 18 febbraio, insomma un documentario che sta avendo veramente grande successo, non solo, ripeto, tra i tifosi biancorossi. Sì, un documentario che per fortuna siamo riusciti anche a esportare oltre la Puglia. Infatti lunedì abbiamo fatto una visione a Roma con il Pienone, oggi siamo a Milano e saremo a Milano anche domani stamattina, e abbiamo chiuso anche due sale a Torino e Bologna, quindi siamo praticamente in quasi tutta Italia. A Torino e Bologna dove, quando sarà proiettato? Guarda, le date ci sono? Le date non sono state ancora chiuse, so che sono state chiuse le sale e il prima possibile vi faremo sapere sempre tramite la pagina Facebook, i nostri social, dove potete seguirci. Inoltre c'è anche un'iniziativa che avete in collaborazione, avete creato in collaborazione con la Mostra Eroe del Calcio. Sì, allora, tutti gli spettatori che andranno presso la Mostra Eroi del Calcio, che si tiene al Margherita, come sapete, con il biglietto di una meravigliosa stagione fallimentare potranno usufruire di uno sconto. Invece che pagare 7 euro, pagheranno 4 euro. Questo ci fa molto piacere perché ovviamente ci accomuna questa passione per il calcio e per lo sport in generale. Va bene, va bene. E poi inoltre, fino al 1 marzo, proprio all'interno del Teatro Margherita, il luogo in cui è stata allestita la Mostra Eroi del Calcio, saranno proiettate alcune scene su alcuni schermi proprio di una meravigliosa stagione fallimentare. Sì, è stato molto, per noi è stato un onore avere questa possibilità di collaborazione e siamo molto contenti che coloro che vanno a vedere comunque la mostra, dove appunto trionfano le magliette dei calciatori più importanti, ripresa dalla Coppa del Mondo e quant'altro, possano anche vedere le immagini diciamo in esclusiva, perché poi ovviamente non stanno girando né sul web, sono immagini veramente esclusive di quelle che sono alla mostra, del nostro lavoro fondamentalmente. Anche perché siete molto attivi sui social, quindi sappiamo dove siete, che cosa state facendo in ogni tappa che raggiungete in tutta Italia.
Sì, cerchiamo insomma di essere comunque in contatto con chi ha bisogno di notizie, perché ovviamente sapete che i social restano la finestra principale con cui interfacciarsi, insomma, con chi vuole seguire e sapere notizie quasi live, diciamo. Allora, ricordiamo le sale in cui è proiettata una meravigliosa stagione fallimentare. A Bari sono due, l'ho ricordato poco fa, a Chauville e al Cinema Armenise. Le altre le vogliamo ricordare insieme, Luigia? Sì, in provincia abbiamo Molfetta, Putignano, Gioia del Colle e Bitonto. Poi abbiamo oggi appunto Milano e il prima possibile vi daremo anche le sale rispetto a Bologna e Torino. Tra l'altro quella di Roma, la tappa di Roma del 9 febbraio è stata veramente sold out, è andata benissimo. In sala c'era anche Sandro Tovaglieri ed è stato accolto molto bene. Siamo riusciti ad avere ospiti praticamente dovunque. Oggi per esempio a Milano c'è ovviamente Guido Angelotti, che ci ha fatto la cortesia di venire. Lui è molto curioso di vedere il film, ovviamente. Perché ed è uno dei protagonisti, infatti. Esatto, esatto. E ci raggiungerà oggi in sala a Milano, quindi... abbiamo avuto Sandro Tovaglieri, a Bari abbiamo avuto ovviamente i giocatori protagonisti della scorsa stagione, quindi fondamentalmente siamo rimasti comunque una grande squadra, anche noi con loro. Assolutamente, questo vi fa merito. Allora, meno male che avete prolungato insomma la proiezione, perché ci stava, 2 settimane non bastavano i baresi per vedere questo film, anche perché so che le sale, soprattutto a Chauville, sono sempre piene ogni giorno, a tutte le ore. Sì, infatti ci dicono che è difficile persino prenotare, però sì. Purtroppo, perdonate la tosse, ma... Vai, tranquilla. Sono bloccatissima. No, dicevo, ci dicono che è difficile prenotare, però per fortuna Chauville ha capito la potenzialità del film e quindi ha continuato a scommettere. Quindi ragazzi, se non ci riuscite ad andare entro questo weekend, avete fino al 18, insomma, per poter andare a visionare il film. Luigia, poi ricordiamo che avete aggiunto anche uno spettacolo il sabato, solo il sabato sera, uno spettacolo ad un orario comodo, devo dire la verità, 12:40. Sì, per i tardivi, per chi magari vuole andare a cena, fare altro e poi andare a godersi il film. Per fortuna ci hanno dato anche questa possibilità. Cerchiamo insomma di accontentare tutti. È giusto che sia così. Io ti ringrazio per essere intervenuta, buona guarigione, perché oggi dovevi essere Grazie. Qui, in realtà non sei potuta venire per ovvi motivi, insomma, l'influenza sì, colpisce ancora, l'influenza. Ecco, colpisce sì. Un po' tutti. Grazie mille a Luigia Marino, direttore di produzione di Una meravigliosa stagione fallimentare, grazie mille. Grazie a te Barbara, grazie a tutti. Buona Noi ci giornata. Prendiamo un attimo di pausa, perché ci sta dopo questo inizio tragico, ci ritroviamo tra pochissimo.